edizione degli Italian Sportret. Buonasera, ben trovati. È una grandissima emozione rivedere una sala così piena di persone dopo due edizioni in cui non siamo riusciti a fare questa serata in presenza, decima edizione, per cui per noi è un evento storico, un evento in cui grazie al pubblico siamo riusciti a premiare tantissimi atleti, tantissimi talenti che magari abbiamo premiato da giovani e che adesso vedremo questa sera nelle categorie top. Tantissime federazioni, tantissimi gruppi sportivi civili e militari che ci hanno sostenuto durante questi 10 anni, ci hanno permesso di crescere. Il ringraziamento va a loro e a tutti voi che siete qui stasera con noi per festeggiare i grandi atleti, che insomma è un onore e un'emozione vederli qui seduti in prima fila. Il ringraziamento va alla Consport, al presidente Paolo Borroni, che in tutti questi anni ha continuato a promuovere lo sport e soprattutto a promuovere la cultura sportiva. Decima edizione, dicevamo, non è cambiata la formula. La formula è sempre la stessa. La caratteristica principale di questo premio è l'uguaglianza fra gli atleti con disabilità e gli atleti normodotati. Perché per noi lo sport rimane uno solo, unica è l'emozione che questi atleti con le loro prestazioni riescono a comunicarci e quindi gareggiano virtualmente nelle stesse categorie. Lo vedremo poi durante questa serata, che sarà un po' lunga perché sono tantissimi gli atleti che dobbiamo premiare. Invariata anche la formula, con una giuria di atleti, grandi atleti, giornalisti del mondo sportivo e non, personaggi dello spettacolo, anche loro li vediamo tutti schierati in prima fila, e da quest'anno anche i rappresentanti dei gruppi sportivi civili e militari, che sono stati chiamati a scegliere 5 finalisti per ogni categoria. La vittoria però è stata definita dal pubblico, come ogni anno. E allora, andiamo avanti con la presentazione. Innanzitutto i patrocini, ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato i patrocini, quindi le federazioni, lo Stato Maggiore dell'Esercito, il Parlamento Europeo, il patrocinio del CONI, della CIP, della Regione Lazio, Roma Città Metropolitana, Roma Capitale. E un ringraziamento anche agli sponsor, quelli insomma non guastano mai, quindi a Energia Capitale e a Blackline Linea Dermocosmetica. Un ringraziamento anche ai nostri media partner, Rai Sport, Rete Sole, Eurosport, e agli uffici stampa delle federazioni qui presenti, che ci hanno sostenuto durante tutta la nostra campagna di votazioni. Ragazzi, prima di iniziare vorremmo far vedere i premi che verranno consegnati oggi. La Nike stilizzata, che nasce dalla collaborazione fra la Scuola d'Arte e Mestieri di Roma Capitale e la Bottega d'Arte Mortet, una bottega storica nel mondo romano. È una Nike stilizzata proprio per andare a sintetizzare quello che dicevamo prima, l'unione fra lo sport olimpico e lo sport paralimpico. E la stella che invece contrassegna il premio speciale è il campione dei ragazzi, una delle altre caratteristiche di questo premio, perché verrà assegnato il premio al campione eletto degli under 16. Quindi abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di scegliere il loro modello. Grazie ragazze. Ma non vi rubo altro tempo, perché come diciamo le premiazioni sono tante. Andiamo con la prima categoria, la categoria Rivelazione Donne, e vediamo il video di presentazione. We'll be right back.
Ieri abbiamo visto le finaliste Giorgia Bordignon, Viviana Bottaro, Maria Centracchio, Irma Testa e Lucilla Boari, ma sono qui con noi Maria Centracchio, il bronzo olimpico categoria meno 63 kg nel judo, Giorgia Bordignon, argento categoria 64 kg per il sollevamento pesi, Viviana Bottaro, bronzo nel karate specialità kata. Prego ragazze, raggiungetemi sul palco. Il microfono, così. Ecco. Buonasera, bentrovate. Gli applausi non costano, quindi poi abbiamo tre grandissime campionesse qui con me sul palco, per cui insomma. Allora, visto che hai preso tu, Maria, il microfono, subito comincio da te, perché tu hai sempre detto che la parte difficile delle Olimpiadi era arrivarci, e poi ci avresti pensato tu. Sì. Però io ho in mente un'immagine della tua finale e c'è tantissima incredulità dopo la vittoria. Innanzitutto, buonasera a tutti, è un piacere essere qui. E diciamo sì, il mio percorso è stato molto difficile, soprattutto arrivare alla qualificazione, appunto. Non ero assolutamente favorita neanche per la qualificazione, infatti sono entrata come ultima qualificata, però ho sempre pensato che una volta arrivato a quel giorno avrei potuto dire la mia, e così è stato, anche se fino alla fine non ci credevo neanche io. E per me era così strano che proprio io avessi guadagnato quella medaglia, che ci ho messo un po', e ancora oggi non è così chiaro, però. È uscito da poco il tuo libro in cui vuoi dare un messaggio ai ragazzi, di cui di ragazzi in sala ce ne sono tanti. Sì, quello che voglio dire è che bisogna sempre credere nei propri sogni e non bisogna mai arrendersi, anche quando sembra tutto difficile, anche quando ci sono tanti ostacoli, tanti infortuni, qualsiasi tipo di problematica, se ci si crede davvero, se ci si impegna fino in fondo, si può arrivare. Grazie. Io prendo il microfono, lo passo a Giorgia, scusate, passo davanti. Giorgia, allora sei dovuta scendere dalla categoria 69 alla categoria 64, da un'Olimpiade all'altra. Ma allora, io un po' di ore in palestra le ho passate quando ero atleta, ma vi do un dato, e qui ci sono persone che passano tante ore in palestra: 104 kg di strappo e 129 kg di slancio. Cioè, è una cosa impressionante. Oltretutto con una carriera sempre in crescita, perché tu arrivi alla tua migliore prestazione a 34 anni, quindi complimenti. Grazie, sì, vabbè, io di ore in palestra ne ho passate tante come tutti gli atleti, penso, quindi non è, cioè, per me non è nulla di eccezionale, è quello che mi piace fare. E fortunatamente sono stata un crescendo anche l'età... ad età avanzata. Quindi ragazzi, mai mollare, perché a quanto pare insomma gli esempi sono qui sul palco con noi, che si possono sempre realizzare i sogni. No, beh, mollare non è nel mio dizionario, quindi non esiste. Complimenti. Riprendo questo. Viviana, le Olimpiadi per la prima volta hanno avuto il karate nella loro disciplina. E tu sei arrivata subito alla medaglia. Che emozione c'è nell'entrare così nella storia? Allora, guarda, avevo un po' di responsabilità, perché portare finalmente la mia disciplina nelle Olimpiadi, insomma, lo sentivo. Ho scritto un pezzettino di storia, quindi questo rimarrà per sempre. E sono contenta comunque che ho portato nelle case degli italiani un po' la mia disciplina, che è considerata un po' sport minore, ma per la visibilità, non per l'impegno che c'è dietro, per cui già questa è una vittoria. Poi portare a casa una medaglia, ancora meglio. Beh, questa sera vedremo molti campioni di quelli cosiddetti sport minori, ma lo sappiamo, insomma, di minore nello sport non c'è proprio assolutamente niente, quindi dobbiamo togliere questa definizione dal vocabolario comune. Ci sono sport che hanno poca visibilità e questo non è bello, tireremo le orecchie un po' ai media. Andiamo a vedere chi ha vinto. Mm.
Maria Centracchio, allora per fare questa premiazione io chiedo a Sara Cardin di venire qui sul palco con me. Eccola che l'abbiamo vista arrivare. Sara, che oltretutto ha vinto questa categoria qualche anno fa. Buonasera, Sara, buonasera. Complimenti a tutte le ragazze. Mi sentite? Mi sentite? È acceso anche questo microfono, adesso vediamo. È acceso. Sì, mi sentite. Complimenti, Sara, a tutte le ragazze, bellissime, bravissime. È stato bello perché passare da premiata a membro della giuria e poter votare poi anche per tutti quanti questi atleti. Vedo tantissimi ragazzi, amici, grandissimi campioni, quindi veramente è un onore ed è bello continuare sempre nello sport, essere qui. Poi tu hai avuto anche la gioia di commentare sì, la medaglia. Ho il cuore un po' di più per il karate, però anche le ragazze veramente sono state splendide e hanno contribuito a fare grandissima l'Italia. Allora, prego, consegniamo le statuette. Maria riceve la statuetta mentre le altre ragazze ricevono il cristallo. Per tutti un dono da parte della Consport, da parte di uno dei nostri sponsor, la linea dermocosmetica Blackline. Ringraziamo per essere qui con noi anche il presidente della Federazione Italiana Pesistica Antonio Urso, il dirigente aggiunto responsabile delle Fiamme Azzurre il dottor Mariano Salvatore e il presidente del Comitato Regionale Lazio, sempre della Federazione Italiana Pesistica, Massimo Grassi. Ancora complimenti, grazie ragazze, grazie soprattutto delle emozioni che ci avete regalato. Sara, rimani qui con me, così vediamo. Noi nel frattempo andiamo a vedere il video della prossima categoria, la categoria giovani uomini. Dopo. Allora, avete visto le immagini delle loro imprese: Yannick Sinner, Alessandro Micheletto, Federico Bordisso, Thomas Ceccon, Vito dell'Aquila. Ma sono qui con noi il campione olimpico in taekwondo per la categoria 58 kg, Vito dell'Aquila, e due volte medaglia di bronzo nei 200 farfalla nella 4x100 mista, Federico Bordisso. Aspettiamo che arrivi anche Federico, che so che è appena arrivato dall'America. Venite, spostiamoci un po' più in centro, così. Buonasera. Allora, io inizio da Vito, ma perché c'è un retroscena. Dovete sapere che Carlo Molfetta, che molti di voi conoscono, grande campione del taekwondo, sono anni che ci parla di Vito. E aveva già scommesso sulla sua medaglia nel 2019, anche perché dovete sapere che lui è stato il primo atleta italiano a conquistarsi la qualifica per le Olimpiadi nel 2019, quindi ha dovuto aspettare ben 3 anni, Vito, per salire su quella piattaforma. Quanto è stato duro attendere? È stata durissima perché non vedevo l'ora di partecipare alla mia prima Olimpiade, era un sogno che avevo sin da bambino e quindi avevo lavorato duramente. La pandemia ha scombussolato tutti i miei piani, quindi è stato veramente difficile all'inizio, però poi il risultato è stato soddisfacente, però è stato veramente tosto. È stato tosta? Beh, comunque Carlo aveva ragione,
sul talento, Carlo, ha avuto ragione, lo dobbiamo infatti dire. Lo ringrazio tanto. Io e Carlo condividiamo le stesse origini, siamo entrambi mesagnesi e sono felice di succedere a lui come campione olimpico nel taekwondo. Grazie Vito. Federico, direttamente dagli Stati Uniti, dove ormai ti sei trasferito. Tu sei, io ovviamente venendo dal nuoto conosco bene Federico e conosco bene la sua storia, vi posso assicurare che fare il commento delle sue gare è difficilissimo, adesso è un po' più facile, però soprattutto fino a un paio d'anni fa lui fa una gara molto dura, i 200 farfalla sono credo la gara più dura del panorama, e partiva i primi 100 metri velocissimo e tu avevi sempre l'ansia che poi prima o poi dovesse pagare questo passaggio veloce. Non l'ha mai pagato, ve lo posso assicurare, perché ha sempre portato a casa il risultato positivo. Ho letto però una tua intervista e mentre generalmente sei uno che non sente molto l'ansia durante le gare, questa volta anche tu alle Olimpiadi un po' d'ansia l'hai sentita, anzi hai detto quando ho toccato ero quasi sollevato. Sì, diciamo che ho sentito molto molto l'ansia e non sono un ragazzo che sente che è ansioso, che sente tensione, ed è stato tutta l'esperienza olimpica per me è stato molto difficile, lo ammetto, e più dal punto di vista mentale, però poi diciamo i risultati sono arrivati, forse non tutto quello che si aspettava, però diciamo che ormai è andata. Questo solo per farvi capire il carattere di questo atleta. Due bronzi olimpici alla prima Olimpiade e è giovanissimo, è veramente giovanissimo, eppure non si accontenta. D'altra parte l'Olimpiade è totalmente diversa da tutte le altre gare. Sì, è anche il motivo per il quale ero molto, molto ansioso. Continuavo a pensare che l'Olimpiade è una volta ogni 4 anni, poi tra 4 anni... 2 anni, tre anni l'anno scorso, non si sa chi altro può salire, qualche altro giovane compare, non sai. Quindi io pensavo è la mia unica opportunità, perché so di poter prendere medaglia, quindi devo per forza farcela. E sì, mi andava ancora, aumentava la tensione, l'ansia. L'hai gestita bene, te lo possiamo grazie. Assicurare, non è facile arrivare lì con tutte le aspettative e portare a casa una medaglia, anzi salutiamo anche il tuo allenatore Simone Palombi che è qui con noi stasera. Allora andiamo a vedere assieme chi ha vinto. Vito dell'Aquila! Sara, allora chiediamo a te di nuovo di fare la consegna. Io aspettate che mi intrometto. Venite qui più in centro, perché così il fotografo poi in centro così il fotografo poi può immortalare la premiazione. Rimani anche lì con loro per la foto. Guardate a favore del fotografo. Ferdinando, fatti vedere così sanno dove sei e possono guardare a favore di camera. Guardate laggiù al centro, rialza la mano Ferdinando. Eccolo lì, così. Rimani lì per la foto, Sara. Io ringrazio anche Giampiero Mauretti in rappresentanza della FIN per essere qui con noi e l'ha puntato scelto Stefano Giommoni del Centro Sportivo Carabinieri, lo stesso, per essere presente questa sera. Allora, Vito, io però ti chiedo di mettere quella statuetta un attimo lì per terra. Grazie Federico. Perché dovete sapere che Vito è un abitué di questo premio. L'ha già vinto nel 2020, ma l'ha vinto anche nel 2021. E siccome noi purtroppo a causa della pandemia non siamo riusciti a fare la premiazione nel 2021, ne abbiamo approfittato questa sera. Per cui un doppio applauso per te, che ormai fai la collezione. E Sara, non so come farai a tornare al posto, però... Adesso ti facciamo aiutare da qualcuno per tornare al posto, lo aiutate voi
E Sara, rimani un attimo qui con noi perché c'è un attimo, c'è un premio, un piccolo ricordo. Vieni qui, vieni sempre qui al centro, che sennò c'è un piccolo ricordo anche per te da parte della Consport e da parte del nostro sponsor, la Black Line. Grazie Sara per essere stata qui con noi. Allora passiamo alla prossima categoria, categoria Team Top Donne. Allora, li avete visti la nazionale di ginnastica ritmica, la nazionale di softball, la nazionale di fioretto, il doppio pesi leggeri con Federica Cesarini e Valentina Rodini per il canottaggio e la nazionale di pallavolo. Sono qui con noi in rappresentanza della nazionale di pallavolo Silvia Nuacalor, spero di averlo detto correttamente, mentre in rappresentanza della nazionale di softball Ilaria Cacciamani, Elisa Cecchetti, Marta Gasparotto, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone e Beatrice Ricchi. Nazionale di volley campionesse d'Europa e nazionale di softball campionesse d'Europa. Si allunga il palco tantissimo. Non mi scappate così lontano, allora inizio da Silvia di qua. Allora, tu sei arrivata agli europei saltando le Olimpiadi, che rimangono però ancora il tuo sogno, però comunque è stata un'impresa fantastica, anche perché magari le cose con la squadra si aspettava un risultato migliore alle Olimpiadi ed essersi ripresa in così poco tempo è un dato di carattere notevole. Innanzitutto buonasera a tutti. E sì, io agli Olimpiadi non ho partecipato, però ho seguito giustamente le mie compagne da casa e diciamo che le aspettative per queste Olimpiadi erano altre, non siamo riuscite a portare a casa il risultato che aspettavamo, ecco. Però siamo molto contente, sono molto contenta perché siamo riuscite a riscattarci, a reagire, come appena detto, in pochissimo tempo, perché a distanza di qualche settimana siamo partite appunto per disputare gli europei e li abbiamo vinti, siamo riuscite appunto a riscattarci e sono molto contenta perché in questo modo abbiamo fatto sì che molte persone si siano avvicinate al nostro sport e penso che questo sia molto importante perché abbiamo bisogno di essere seguite, vogliamo essere seguite e quindi niente, sono molto contenta. Tu poi giochi in un ruolo che è quello di Paola Egonu, quindi hai anche vita difficile per entrare in squadra, non è semplicissimo. Sì, diciamo che molti dicono che è una sfortuna giocare nello stesso ruolo di Paola e anche il fatto di essere più o meno coetanee, diciamo che molti dicono che sia una sfortuna. Io penso che non lo sia, perché questa cosa mi dà grande stimolo nel fare bene quello che so fare e niente, dare il mio supporto alla squadra e cercare di fare il meglio, ecco. Grazie. Allora, chi lascio il microfono di voi? Chi è la portavoce ufficiale? Lei. Perché dovete sapere che per la nazionale di softball questo è stato il 12° titolo europeo. Quindi è sì una grande conquista, ma è una conquista che voi fate spesso e volentieri, quindi c'è una grande tradizione del softball in Italia in realtà. Però quando si parla di sport tra virgolette minori,
non c'è tutta questa luce sopra i vostri risultati, purtroppo, quindi avete una grandissima passione e questo vi fa ancora più onore. Sì, grazie mille. È un'eterna lotta tra noi e l'Olanda per vedere chi vince il campionato europeo, ma è una competizione molto importante per noi, soprattutto questa qui era importante perché sono successe tantissime cose durante gli ultimi anni, dopo il Covid, il nostro allenatore non era più con noi, quindi volevamo davvero portare questo titolo a casa in suo ricordo. E in più un titolo vinto in Italia, in casa, quindi penso che anche l'emozione fosse ancora più grande. Sì, è uno stimolo più grande, tra l'altro penso che la nazionale italiana non abbia mai vinto in casa una finale, era la prima volta e sicuramente farlo davanti ai nostri tifosi ci ha spinto ancora di più. Grazie, riprendo questo e andiamo a vedere assieme chi ha vinto. La nazionale di volley, allora per questa premiazione chiamo qui con me Rosalba Forciniti, che è una delle nostre giurate e che è stata anche lei una delle finaliste del nostro premio in passato. Ringrazio anche il segretario generale della FIBS, Giampiero Curti, e ringrazio Luciano Cecchi, vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, per essere qui con noi, assieme a Andrea Burlandi, presidente del comitato regionale della FIPAF. E ringrazio anche il presidente Angelo Sità della Bisonte Firenze per aver portato Silvia qui con noi. Rosalba, eccoti, ciao! Tutto bene. Ed ecco qui la consegna della statuetta a Silvia in rappresentanza della nazionale di volley femminile. Alle altre ragazze va il cristallo. Qui servono tre mani per andare via dal palco. A tutte, come sempre, un ricordo da parte della Consport e da parte del nostro sponsor. Eccoci, ce l'abbiamo quasi fatta, eh? E allora ancora complimenti ragazze, grazie per le bellissime emozioni che ci avete regalato. Allora, prima di passare al prossimo ospite, vediamo uno dei nostri sponsor. Avete poi? Dipende del tempo, io ti prendo un timing, poi ci penso. Devo fare 8 minuti. A 6 minuti prima. Come ti faccio? Ti saluto. A 6 minuti. Ok. Io chiudo. Ok. Indispensabile per tutti quelli che vanno in piscina, ma è il prodotto ideale per tutti gli sportivi. Scusi, lei. Posso salire da qua? Beh, se ce la fa, sì. È una cosa sportiva, insomma. Niente, volevo un attimo, siccome mi è sempre piaciuto interrompere un programma, una manifestazione, volevo provare questo brivido, è possibile? Me lo dai questa possibilità? Tanto tra un video e l'altro faccio un attimo, devo dire una cosa a loro. La domanda non è chi è, è perché. È perché, brava. Carmine Faraco! Buonasera. Vi rubo solo 3 minuti, ok? Allora, il mio pensiero è questo. Non ci azzecca niente con sport. Negli anni 60-70 in Inghilterra nascevano i Genesis, i Pink Floyd e i Deep Purple. Contemporaneamente in Italia i Dick Dick.
La domanda non è chi è, la domanda è perché. Secondo voi perché i dic sono toccati a noi? Dic in inglese ha un significato ben preciso. In Italia si sarebbero chiamati normalmente i cazzcazz. Giusto. Cantanti bravissimi come per esempio i Nomadi. La canzone più famosa dei Nomadi è Io Vagabondo. Ah, siete svegli? Vagabondo. Ragazzi, a un certo punto la canzone fa chissà dov'era casa mia. Ma tu sei nomade. A casa non la tiene. Una notte di settembre mi svegliai il fuoco di un camino. Ma perché tu a settembre accendi il camino? Tu abiti in Norvegia. Cantanti bravissimi come... Ma bravi, per esempio, mi ricordo Massimo Ranieri, un cantante pieno di energia. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Ma che fai, io pompiere fai? Ho visto spettacoli con Massimo Ranieri, mentre canta riesce a fare le flessioni, le capriole. Tutto, canta, balla, tutto. Ho detto, ma quell'età, tutta questa energia, dove la prendi? L'ho capito dalla prima canzone, Erba di casa mia. Simile, non uguale, Gianni Morandi, ho un ricordo bellissimo, indelebile, a 12 anni guardavo la televisione, lui a un certo punto uscendo da una pineta si girava verso un albero altissimo e faceva quel gufo con gli occhiali, lo ricordate no? Io dico gufo è un uccello notturno, come faceva Gianni Morandi al buio a vedere un gufo in coppa all'albero? E lui quel gufo con... che pure gufo ha pensato, come cazzo ha fatto a Mavrichis? Mi sono messo pure gli occhiali. Col gufo con gli occhiali, che sguardo che ha a questo punto? Brava, usciva dalla roulotte il figlio di Gianni Morandi, 7 anni, ti usciamo rupato. Me lo prendi, papà? Un gufo. A 7 anni, un gufo, a che ti serve a te? Comunque Gianni Morandi glielo prendeva, si arrampicava, essendo quasi una scimmia, Gianni Morandi glielo prendeva. Il bambino felice, con gufo in mano, il papà contento che poteva continuare la canzone, si girava verso un altro albero facendo quel giro dormiglione. O bambino faceva, o gufo no, io vaffanculo voglio giro. E lui gli prendeva il giro, e lui ricominciava, quel topo campagnolo, che sta solo in città, me lo prendi papà? No, già c'è sta che la zoccola le mamme. Bravissimi cantanti come per esempio Gino Paoli. Gino Paoli, ti lascio una canzone per coprirti se avrai freddo, ti lascio una canzone per mangiare se avrai fame, lasciami 50 euro e la spesa me la faccio. Alcuni cantanti non volevano neanche fare il cantante, non so se sapete, Luca Carboni il cantante non lo voleva fare, ma secondo voi non era una bella idea? Luca Carboni, lascia perdere. Cantanti per esempio come i cantautori italiani, come mi ricordo il grande Eugenio Finardi, che è un modo di extraterrestre portami via, voglio una se. Secondo me chi si cantava sopra la lavatrice durante la centrifuga. A un certo punto ha scritto la canzone più triste del mondo, che era la prima volta che ho fatto l'amore non è stato un granché divertente. Non è che ti sei messo di spalle, che le nattime le cambia la vita. Bravissimi cantanti come Fabrizio De André, la canzone più famosa la cantano tutti. Beh, Bocca di Rosa, dai, bellissimo. Sembra un amore, metteva l'amore. La Bocca di Rosa, la chiamavano Bocca di Rosa, la chiamavano. Ma una che si chiama Bocca di Rosa, secondo voi, che esperienze avrà avuto? Dove avrà studiato? Alla Bocconi, probabilmente. Cantanti bravi come per esempio Venditti, Antonello Venditti, ha passato la vita a scrivere le canzoni sulla scuola. La prima era compagno di scuola, la seconda Sara svegliati è primavera, e che era una tartaruga che sei. La terza eravamo 34, quelli della terza e tutti belli ed eleganti tranne me, la prima figura in merda, Venditti. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66, la regina d'Inghilterra era Pelé, serva la lampada regina. Dei grandi cantanti come al Festival di Sanremo, ricordo che il 90 vinse Ripù. Incontro dove la gente viaggia dopo barba che sa di pioggia la 24 ore, dopo barba che sa di pioggia, dove si compra? Io ho girato tutta la città, scusate, dopo barba pioggia? Cioè è rimasta solo una grande, va bene lo stesso.
i Pooh per 50 anni in vetta alle classifiche di mezza Europa, fino a quando il figlio, come si chiama, a un certo punto è stato bloccato, Robby Facchinetti, gli pozza nasce un figlio scemo DJ, come si chiama, DJ Francesco, porti in alto la mano, so che sei qui in alto, sono il capitano uncino, DJ Francesco, il capitano uncino a mano, non a ten all'uncino. Grandi cantanti come per esempio al Festival di Sanremo ancora, quando arrivò Arisa, sincerità, sincerità, fare rifare l'amore, per ore, per ore, per ore, cutti. Sincerità, non tengo coraggio. Ma non erano meglio quelle canzoni di tanti anni fa? Per esempio questa che conosciamo tutti, sono sicuro. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina, con l'amico mio più sincero, un coniglio da... Parlava di una rincoglionita che abitava su una montagna verde, la sabata sera andava a chiedere, che fai, esci con noi? No, c'è da fare, che c'è da fare? Devo uscire col coniglio. Poi un giorno ci ho litigato, ma rotte palle, mo sono magnato. Grandica, allora a un certo punto io ho pensato questo e poi vi lascio, che la canzone in generale è arte, in alcuni rari casi è un colpo di fortuna, per esempio con due accordi soli che adesso non posso fare, però in effetti due accordi voi indovinereste, cantante e canzone. Gloria, ma anche tu nell'aria, ma anche ad una mano che lavora piano. Lasciamo stare, però voglio rivalutare prima di chiudere il grande Umberto Tozzi con questa che è una canzone che veramente va con i tempi, che è un messaggio di vita. Dan, da badan, da badan, dice bello sta canzone, chissà come continua, e lui da badan, dan, 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 cazzo non me l'aspettavo, da badan, dabadan, dabadan, dan, 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 ribadisce il concetto, dabadan, 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 dan, 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 dabadan. Ma tu a un certo punto devi dire, ma l'ha scritta da solo o si è fatta aiutare? A un certo punto, dan, dabadan, tutti insieme, dan, dabadan, dan, 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 dabadan, 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 dan, 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 cazzo, a memoria, dabadan, 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 dan, 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 dabadan, dan. Dopo due palle di dabadan, comincia la canzone e fa tu, siamo qui, siamo là, secondo me era meglio dabadan. Grazie. Carmine Faraco. Grazie. Carmine. È stato bellissimo interromperti. Grazie per essere stato qui con noi. Io vorrei un attimo qui il presidente Boroni per consegnare un piccolo ricordo anche a Carmine. Per me. Ma io non ho vinto niente, non ci ho fatto nessuno sport. Però sei stato qui con grazie, noi. Grazie, grazie presidente. Tappos. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata. E allora noi invece continuiamo con le premiazioni e passiamo alla categoria giovani donne. Andiamo a vedere il video. Le abbiamo viste Benedetta Pilato, Carlotta Gigli, Ambra Sabatini, Larissa Iapichino, Gaia Guiducci, ma è qui con noi
la campionessa paralimpica dei 100 metri categoria T63 con record del mondo, Ambra Sabatini. Ambra, detta anche la donna della pioggia, visto che hai vinto sotto una pioggia torrenziale. Io ho letto una tua intervista qualche tempo fa e c'è una frase che mi ha colpito tantissimo. Tu hai detto: sono brava ad arrangiarmi, faccio con quello che ho, non aspetto il momento perfetto, ma cerco l'eccellenza, che credo sia un messaggio bellissimo da dare ai giovani. Sì, intanto buonasera a tutti, è bellissimo stare di fronte a questa platea. Sì, la gara di Tokyo è stata in una circostanza particolare, appunto c'era la pioggia e ricordo che le mie compagne comunque eravamo preoccupate di questa pioggia e che ci potesse in qualche modo impedire il nostro sogno del podio tutto tricolore. E io invece, diciamo, l'ho vista come un'opportunità perché so che comunque nelle avversità a volte trovo il coraggio in più per dare quel poco di più che basta per in questo caso arrivare all'oro e quindi è stata una bella sensazione, una bella gara e condividere l'emozione con le mie compagne di squadra l'ha resa ancora più magica. L'hai appena ricordato tu perché nel podio c'erano anche Monica Contraffatto e Martina Caironi che sono delle ragazze molto più esperte di te. Quindi è ancora una vittoria ancora più sofferta perché comunque non è facile crescere anche se ti dà stimoli dove ci sono tante altre atlete italiane già nella stessa disciplina. No, sì, è stato bellissimo anche perché Martina e Monica mi hanno fatto un po' da mamme in questa esperienza e ho stretto con loro un rapporto molto amichevole, ci sproniamo a vicenda, ci diamo la sfida ma anche ci supportiamo, quindi si va avanti così. Poi ho letto che ti eri anche ferita prima della finale con le protesi, quindi insomma sei arrivata anche alla finale con un po' più di tensione in più. Sì, è una cosa che capita spesso a noi amputati, a volte ci colpiamo con la lama della protesi, la caviglia dell'altra gamba e è capitata durante il riscaldamento della semifinale che mi ha destabilizzato un pochino, però dai, poi sono riuscita a ritrovare la giusta concentrazione e affrontare la semifinale e poi la finale. Complimenti. Allora, doveva essere qui con noi anche Carlotta Gilli, che però purtroppo per un problema di salute non è potuta essere qui questa sera, ma ci ha mandato un video di saluti. Buonasera a tutti, sono Carlotta Gilli e ci tenevo particolarmente a fare questo video innanzitutto per salutarvi, per ringraziare la Consport Italia e per ringraziare tutti i giornalisti che hanno deciso di far sì che diventassi una delle 5 finalisti e tutti coloro che mi hanno poi votata successivamente. Mi dispiace veramente moltissimo non essere lì con voi questa sera, anche perché ho il meraviglioso ricordo ancora del 2018 e quindi sono sicura che sarà una serata meravigliosa, però purtroppo per un problema di salute non posso essere presente. Mi spiace veramente moltissimo, ma ovviamente come tutti noi sappiamo la vita ogni tanto ci mette davanti a noi delle problematiche che hanno la priorità su tutto. Quindi vi saluto ancora, vi auguro una meravigliosa serata e abbraccio tutti quanti. Ciao! E allora andiamo a vedere assieme la vincitrice della categoria Giovani Donne. Ed è Ambra Sabatini. Allora, per consegnare la statuetta io richiamo qui con me Rosalba Forciniti, l'abbiamo fatta risedere perché c'era l'intermezzo. Rosalba, eccola che riesce a spostarsi nel pubblico. Nel frattempo ringrazio per essere qui con noi anche il tenente colonnello Aldo Di Donno in rappresentanza del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e il presidente Paolo Azzi della Federazione Italiana Scherma in rappresentanza del CIP. Prego Rosalba. Grazie mille.
come farai? Aspettate che prendo io il microfono, che questo non deve ritornare a casa. E allora, sempre guardare al centro per la foto. Grazie Ambra e grazie Rosalba per essere, fermati un attimo qui con noi, grazie per essere stata qui con noi. Brava Ambra, grazie. È stato un compito difficilissimo per i giudici quest'anno, perché lo sport italiano ha ottenuto risultati esaltanti. Com'è far parte di questa giuria? Beh, si cambia un po' il ruolo, no? Da protagonisti atleti a protagonisti giudici, ma credo che essere giudice non sia protagonista, essere semplicemente qualcuno che giudica, tra virgolette, l'operato di questi grandi campioni. Ed è un operato che è molto lavorato, molto sofferto, io lo so perché anche io, insomma, ho fatto questo sport per tanti anni e so che dietro una medaglia spesso si vede solo la vittoria, però so che dietro le vittorie ci sono anche tante sconfitte, e lo so molto bene questo, purtroppo, perché lo paghiamo a nostre spese. È un onore per me essere qua accanto a te. Poi ringrazio Paolo, ciao Paolo, ringrazio un po' tutti quanti i miei colleghi giudici che abbiamo fatto questo duro lavoro. Non è stato semplice, perché quest'anno, nonostante la pandemia, l'Italia si è saputa contraddistinguere anche nello sport. Quindi ragazzi, complimenti a tutti, anche ai non vincitori di categoria. Grazie mille, grazie. Grazie Rosalba, anche per te un ricordo della serata. Grazie. Grazie. Allora, rimaniamo nella categoria giovani donne. Vi dicevo prima, abbiamo visto la premiazione di Vito dell'Aquila, perché siamo andati a premiare il vincitore della stagione 2021. Nel 2021 le finaliste erano sempre Larissa Iapichino, Matilde Villa, Martina Favaretto, Ambra Sabatina e Alice Taglietti. E abbiamo qui con noi la vincitrice della categoria, Alice Taglietti. Alice viene dalla ginnastica ritmica, nel 2021 poi è ancora una bambina, si vede, ma nel 2021 le foto raccontavano proprio di una bambina piccola piccola. Vieni più in qua, ci mettiamo al centro, che però è campionessa italiana minore e ci sta già facendo sognare a livello internazionale. Alice, come ci si sente? Sei la più giovane, solo 14 anni, a essere qui in mezzo a questi grandi campioni. È veramente un onore essere qua in mezzo a così tanta gente importante, anche che io stimo tantissimo, e mi sento veramente grata alla mia allenatrice e alla mia famiglia e anche alla Federazione Italiana per tutto quello che mi hanno permesso di fare fino adesso, e spero di continuare così. Guarda, poi è un premio che hanno vinto in passato atleti che sono arrivati ai vertici, anche questa sera ne vedremo alcuno, quindi è un premio di grande augurio. E per fare questa premiazione io vorrei qui con me il presidente della Consport, Paolo Borroni, e poi direttamente da DOC, Matilde Gioli. Non litigate per salire sul palco. Buonasera, piacere. E allora prego ragazze, entriamo con la statuetta e con tutti i ricordi. Eccoci qua, mi raccomando, guardate sempre il fotografo per le foto ricordo, è lì a centrosala Ferdinando. E grazie a Alice, è sicuramente un premio che sarà di buon augurio per la tua carriera. Ce la fa. Io però vorrei che vi fermaste qui con me,
perché innanzitutto so che il 7 aprile c'è un film in uscita. Andiamo a vedere. Regola numero 1. Se tu avessi degli atomi di bello, ti sceglieresti come fidanzato? Ti metteranno in un collegio. Da solo con mia mamma non ti lascio. Noi bambini e voi adulti vi capiamo da sempre, ma mica ci crediamo gli Avengers. E dal 7 aprile sarà anche qui alla The Space. Ringraziamo anche il regista Fausto Brizzi per essere qui con noi stasera. Io colgo l'occasione anche di ringraziare gli altri rappresentanti del mondo dello spettacolo che fanno parte della nostra giuria e sono qui con noi stasera: Carolina Rei, Roberta Mattei, Linda Collini e Sara Mardegan. Matilde, tu però vieni dal mondo dello sport. Sì. Hai fatto nuoto sincronizzato per tanti anni e hai iniziato a fare anche l'allenatrice di nuoto sincronizzato. È vero, sì, sì. Cosa ti ha insegnato il nuoto sincronizzato che ti ritrovi adesso nella tua carriera d'attrice? Dunque, vabbè, dopo vi dico quanto sono felice di essere qua stasera, perché il mondo dello sport per me ha un grandissimo fascino, quindi io sono qua stasera in contemplazione e adorazione di voi sportivi, perché arrivo da un mondo bellissimo, quello del cinema, dello spettacolo, che però a volte è un po' sopravvalutato. Il vostro è un mondo di poche chiacchiere, ma tanti fatti e tanti sacrifici, e io per questo vi stimo tantissimo, tantissimo. Detto ciò, il nuoto sincronizzato, vabbè, innanzitutto è uno sport, anche il nuoto sincronizzato è molto sottovalutato, uno sport faticosissimo, di squadra, e quindi mi ha insegnato tantissimo il rispetto del gruppo, e poi chiaramente io sono un po' indisciplinata di carattere, e mi ha insegnato invece l'ordine, la disciplina, le sveglie presto, i vari collegiali, i ritiri, le gare. È inutile che vi spieghi quante cose ti insegnano gli sport, soprattutto quelli di squadra. A volte salvano anche da situazioni brutte, cioè lo sport è una cosa meravigliosa. Detto ciò, basta. Allora, per parlare però di nuoto sincronizzato, sì, noi ti abbiamo fatto una piccola sorpresa, perché sono qui con noi Manila Flamini, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggero. Perfetto, eh? Oddio, ciao! E quindi io lascio direttamente a te la possibilità di intervistarli, sono tre grandissimi campioni della nostra nazionale di nuoto sincronizzato. Complimenti a voi, scusa, sono emozionatissima. Venite più in centro, non rimanete lì, che sennò poi il fotografo Ferdinando mi si arrabbia. Perché io mi guardo in loop tutti i loro video delle loro gare, quindi mi fa molto, molto effetto. Il tuo misto, in questo caso il trio misto, perché Manila ha smesso, è diventata mamma e adesso il duo misto ufficiale è quello di Infatti Giorgio non vesto Lucrezia. Più i panni della nazionale. Manila, tu sei stata grande atleta, adesso questo grande cambiamento, come vivi lo sport da casa adesso? Beh, li seguo tutti i giorni attraverso i social, sentendoli, e comunque sono passata sul bordo vasca, alleno la squadra delle Fiamme Oro, quindi sto proseguendo questo cammino nello sport che ha fatto parte per 32 anni della mia vita. Giorgio, Lucrezia, quest'estate avete un grande appuntamento. Io vorrei che foste voi a invitare il nostro pubblico e anche chi ci segue dallo streaming. Ringraziamo Oasport e Sport UTV per la diretta streaming, e ci parliate insomma di questo grande appuntamento che ci aspetta tutti. Allora, noi romani, intanto grazie a voi per averci invitato qui, e per noi è un grandissimo appuntamento perché noi sono 3 anni che nuotiamo insieme e non abbiamo ancora avuto modo di gareggiare a livello internazionale per via di tutte le vicissitudini che ben sappiamo, e quest'estate ci saranno i campionati europei al Stadio del Nuoto del Foro Italico, quindi per noi non sarà solo la prima grande manifestazione, ma sarà anche in un ambiente di casa e che sentiamo molto. E proprio a questo riguardo noi ti volevamo omaggiare. Nel caso volessi venire a vederci gareggiare dall'11 al 15 agosto, saremo lieti di averti tra la tifoseria. Il mio ragazzo non conosce bene il nuoto sincronizzato, questa è un'occasione per conoscerlo, perché è uno sport della Madonna. Cioè, non gliel'hai fatto vedere ancora abbastanza a casa? Lui non guarda niente di quello che faccio
Ah, quindi niente. Quindi è un'occasione per portarcelo e per me è un onore venire a vedervi, veramente. Grazie di questo regalo. Grazie a te. Grazie. Allora, l'appuntamento è con Giorgio e Lucrezia, ma non solo, con tutta la nazionale di nuoto per Roma, mi raccomando, perché hanno bisogno del vostro tifo. E questo è un altro omaggio sempre per Matilde. Per me, non avevo capito. È per te. Quindi andrai sugli spalti completamente vestita per fare il tifo per la nazionale italiana. Sì, grazie mille, non avevo capito, che bello, grazie mille. Anche a Matilde serviranno 3 mani per scendere dal palco. Sì, ce la faccio, grazie, non me l'aspettavo, grazie veramente, un regalone. Grazie a te per essere stata qui con noi. E questo è un piccolo ricordo per i nostri ragazzi, chi più di loro possono usare una crema che elimina il cloro, quindi insomma questa è fatta proprio ad hoc. Grazie ragazzi, guardate di nuovo lì per le foto. Eccolo qui il flash della foto ricordo. Noi andiamo avanti con la premiazione. Prego Matilde. E allora passiamo alla categoria rivelazione uomini. Andiamo a vedere il video di presentazione. Li abbiamo visti Manfredi Rizza, Luigi Busan, Massimo Stano, Nicola Bartolini, Nicolò Martinenghi, ma sono con noi l'argento alle Olimpiadi di Tokyo nel K1 Manfredi Rizza e Luigi Busan, oro nel karate e nel kumite questa volta categoria fino ai 75 kg. Eccoli qui. Io mi sono sempre io di lato, quindi sono io che vi trago in inganno, invece ci spostiamo sempre qui al centro. Venite. Iniziamo da te, eh? Senza il baffo, però sei un po' diverso. Il baffo ci aveva colpito in tutte le medaglie. Allora, Manfredi, innanzitutto tu avevi già dichiarato dopo il 2016 che saresti tornato alle Olimpiadi per vincere qualcosa di importante. E così è stato, anche se ci sono voluti 5 anni. Sì, buonasera a tutti. Gran bella fortuna. Avevo già le idee chiare, diciamo, dopo l'Olimpiade di Rio sapevo che la medaglia era un traguardo raggiungibile e niente, ho messo tutto quello che avevo nel percorso per arrivare all'Olimpiade, poi nonostante tutto si è fatta e sono super contento di essere riuscito effettivamente a realizzare il mio pronostico. E nel mettere tutto quello che aveva nel realizzare il suo sogno, ha dimenticato di dire che in tutto quello che aveva c'era anche una laurea in ingegneria meccanica. Sì, ma in realtà materiali, non materiali, sì. Io sono laureato triennale in meccanica e nel 2020 mi sono laureato per la magistrale in materiali. Sì. E hai dichiarato che studiare qualcosa tutti i giorni, questo è un messaggio che vogliamo dare a tutti i ragazzi in sala. Mi raccomando, studiate. Ti aiuta molto nel mantenere anche la concentrazione poi in tutto quello che fai. Sì, diciamo che so che sembra strano, ma lo studio è sempre stato un po' il mio hobby, mettiamola così.
C'è qua in sala mia mamma che appena si interessa, come di per me. Ci teneva poco la laurea, esatto, mamma. Esatto. Vero? No. Però insomma, a me è sempre piaciuto studiare quel genere di cose, quindi non è mai stato un peso e ti aiuta molto a liberare la mente anche nelle giornate no, insomma, ti dedichi a qualcos'altro. Grazie, allora qui invece abbiamo un signore, sempre più in là, venite più in qua, ci mettiamo al centro. Abbiamo un signore cresciuto a pane e karate, perché cioè il karate fa parte della tua vita da sempre. Le tue sorelle fanno karate, papà ti ha portato a fare karate e è un karate che però ti ha regalato una grandissima soddisfazione. Sì, diciamo che non avevo tempo per gli hobby, solo karate. No, vabbè, la famiglia, papà allenatore, poi mamma era in segreteria e quindi tutti ci differiamo poco con le mie sorelle e quindi eravamo tutti in palestra a gattonare quando eravamo piccoli e poi siamo cresciuti. È stato poi una bella cosa perché è stato il mio lavoro e mi ha fatto raggiungere un risultato che sognavo da bambino, quindi è stato bellissimo. Beh, siete cresciuti bene, direi. Siamo cresciuti bene, sì, appunto a pugni e calci, però siamo cresciuti bene. Una finale che tu hai disputato contro uno dei tuoi amici avversari, in realtà, quindi tra i minuti di concentrazione intensa. Guarda, poi alla fine l'Olimpiade è stata una gara tosta. Stranamente semifinale e finale per me è stato più tranquillo perché ero arrivato a zona medaglia, quindi c'ho una carriera fortunatamente molto vincente alle spalle, andare lì e non portarmi le medaglie a casa un po' mi faceva stare male, quindi ho avuto un po' più di tensione nelle eliminatorie. Poi la gente ovviamente si aspettavano questa finale fra me e lui perché siamo due non giovanissimi e quindi poi è successa questa finale qui. Ho avuto la meglio io perché sono stato magari un po' più freddo, perché siamo due grandi campioni, come hai detto tu, di amici, perché lo sport alla fine insegna questo, il rispetto e l'amicizia. Poi siamo lì a contenderci e vince uno solo quel giorno là. Ho avuto la meglio io, però grande rispetto sempre per tutti i miei avversari, soprattutto per lui perché è un grande campione. Complimenti. Grazie. E allora andiamo a vedere chi è il vincitore della categoria Rivelazione Uomini. Manfred Rizza, una delle particolarità di questo premio è cercare di mettere, di avvicinare i grandi campioni con il pubblico e questo è il motivo per cui diamo al pubblico la possibilità di votare e non alla giuria, ma diamo anche al pubblico, ad alcune persone scelte sorteggiate tra il pubblico, di consegnare la statuetta. E quindi in questo caso consegna la statuetta alla signora Anna Maria Introini, che ha votato e sappiamo per chi ha votato, perché la signora Maria sappiamo che è di casa, in realtà perché è la zia di Andrea Diliberto, che è un altro grandissimo campione della canoa. Prego signora, quindi a lei l'onore di consegnare la statuetta, perché dobbiamo dirlo, la signora ha un sogno. Vuole vederti in coppia con il nipote alle prossime Olimpiadi. È un sogno che dividiamo in tanto. Allora, buona a lui, la signora. tutto in casa, teniamo tutto in casa. Ho fatto una grande levataccia di notte per riuscire a vedere Manfredi, è stata una grande emozione, non ho potuto urlare, ma in realtà ho soffocato l'urlo, ma è stata una nottata bellissima, quindi me la sono goduta veramente questa medaglia. E viene direttamente da Palermo per premiare Manfredi la signora. Allora prego, io colgo l'occasione anche per ringraziare Luciano Bonfiglio, presidente della Federazione Canoa e Kayak, il luogotenente Battista Roberto in rappresentanza del Centro Sportivo Aeronautica e Vincenzo Figuccio, allenatore della Nazionale di Karate, per essere qui con noi stasera. E anche a loro la statuetta, un ricordo della Consport e il ricordo della Black Line. Signora, questo glielo consegniamo, grazie per essere stata qui con noi. E speriamo che questo sogno sia veri. Speriamo. Grazie ragazzi. E allora adesso andiamo con un altro piccolo intermezzo musicale, perché ha vinto Sanremo nel 1990.
98, ma non è soltanto una cantante, è anche una grandissima atleta, perché la ricordiamo bronzo nelle Paralimpiadi del 2012 nei 1500 metri. Poi comunque il paraciclismo, la maratona, credo che ieri fosse la maratona di Roma, quindi speriamo che non si sia stancata troppo. Signore e signori, Annalisa Minetti. La maratona mi sa che ha lasciato qualche strascico. Ma no, ma perché fatica, mi aumentano la pensione così. E adesso vedete la Minetti fare gli scalini. Applausi. Allora, io prego, allora, ci sistemiamo qui. Non ho abbastanza al centro? Va benissimo. Okay. Io ti lascio il microfono. Cantiamo subito? Perfetto. E cantiamo subito. Annalisa ci canta Invincibili. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie Annalisa. Grazie a te. La Consport ogni anno, oltre alle categorie in gara, premia anche un premio speciale. E da qualche anno il premio speciale va a chi riesce a, attraverso lo sport, a coinvolgere nel sociale.
tutte le persone che lo circondano. Tu sei da sempre coinvolta in tanti progetti, abbiamo visto nello specifico Skymano. Sì. Vuoi dirci cos'è questo nuovo sport? A parte dirti che cos'è questo nuovo sport, devo fare un ringraziamento speciale alle mie fiamme azzurre che da sempre mi sostengono e mi danno la possibilità di esprimere quello che io credo sia lo sport, un grande mezzo di comunicazione capace di educare, di riabilitare le persone alla vita. E poi devo ringraziare una donnina bellissima che è qui davanti a noi, che è Silvia Salis, la vicepresidente del CONI, che mi ha permesso di far diventare lo Skymano uno sport facendolo entrare nella federazione pallamano. Lo Skymano è un gioco di squadra che permette alla diversità di entrare in campo come, non come limite, ma come una grande ricchezza, come una grande eccellenza, perché credo fondamentalmente che la diversità dia la possibilità a tutti quanti noi di aprire un confronto, un dialogo. Voi l'avete detto prima, non c'è uno sport paralimpico o uno sport olimpico, c'è lo sport, e lo sport è un diritto di tutti, e lo Skymano questo lo sostiene. Complimenti. Allora, grazie. Rimani qui un attimo con me, vieni, ci spostiamo un attimo. Sì, guarda, lo devo fare perché fa figo, mi porti tu, grazie. Sì, però guarda, basta, ci spostiamo solo qui. Perfetto. Perché andiamo a vedere un altro progetto che dovevamo premiare due edizioni fa, purtroppo, come abbiamo detto, la pandemia non ci ha permesso di premiarlo, e allora andiamo a vedere il progetto della Rinascita Volley Lago Negro. La storia della Rinascita Volley a Lago Negro è la storia di una società di pallavolo che milita in A2, e Lago Negro è un piccolissimo paese della Basilicata dove non è assolutamente facile fare sport, e a dicembre del 2019 una tromba d'aria, scusate, ha scoperchiato il loro palazzetto, oltretutto uccidendo una ragazza. Quindi conosco bene, tra altre cose, perché un nostro atleta, Chiarelli, fa parte proprio di Lago Negro, e quell'atleta stava correndo sul Tapirulano in quel momento. Quindi abbiamo voluto premiare nel 2021 questa società, e a ritirare il premio c'è Francesco Telesca. Per consegnare questi premi vorrei qui con noi Nicola Ferretti, in rappresentanza di Energia Capitale. Prego, allora guarda, ti riaccompagno, anzi sì. Ti riaccompagniamo in due, così c'è anche Francesco qui al centro per le foto. Eccoci qua, fermi qui, così siamo molto al centro. Nicola, prego. E allora ricevono entrambi il premio speciale, sia Annalisa che Nicola. Per Annalisa. Grazie. Ecco a te. Grazie. Ecco, tutte le consegne, Nicola. Aspetta però, perché io mi dimentico sempre di togliere il microfono. Prego. Quello che ha Annalisa mi dicono che è di Francesco e viceversa. Francesco, ma non ci vedi, Dove l'ho sbagliata il mondo, la solidarietà. No, è che anche il presidente che da laggiù ha visto, l'ha riconosciuto subito. Cioè. E allora complimenti per tutto quello che fate, per l'impegno che ci mettete nello sport, non solo ad alti livelli, ma anche con i giovani. Grazie. Nicola. Grazie. Buonasera. Per sostenere sempre il nostro premio, perché sono tanti anni che sostieni la Consport e tutte le sue iniziative. Beh, è sempre un'emozione, buonasera a tutti, ringrazio il Presidente, insomma, noi da tempo siamo qua, ci piace stare nello sport, noi facciamo energia, e stavo pensando prima quanta energia c'è sempre in questa serata, quindi stiamo pensando di riuscire a stoccarla, insomma, ne manca. Comunque grazie a tutti.
Complimenti. E allora vediamo il video di Energia Capitale. E continuiamo con la nostra premiazione con una delle categorie che so il pubblico aspettava di più, quindi con la categoria Team Top Uomini. Vediamo il video. Allora, li abbiamo visti, la staffetta 4% dell'atletica leggera, sempre la staffetta 4% stile libero per il nuoto, la nazionale di volley, il quartetto di ciclismo su pista nella specialità inseguimento e la nazionale di calcio. Ma sono qui con noi e li chiamo in ordine di partenza. La staffetta 4% con Lorenzo Patta, Marcel Jacobs, Fausto Besalu, Filippo Tortu. E poi è qui con noi Manuel Frigo per la 4% stile libero, l'argento olimpico, e Francesco Lamon per il ciclismo, l'oro con record del mondo nell'inseguimento. In ordine, vi siete messi in ordine di staffetta, bravissimi. Eccoci qui, buonasera. Mamma, che emozione essere qui sopra su questo podio, mi invidiate un po', eh? Tutti meritatissimi. Allora ragazzi, io vorrei che fosse voi, perché noi abbiamo visto le immagini, non so quante volte le avete viste voi da casa, da quando siete ritornati, ma sono sempre da pelle d'oca, che ci raccontaste voi, 100 metri dopo 100 metri, cosa vi è passato per la mente durante questa staffetta. Cominciamo dalla partenza. Ma in realtà nulla. Nulla? No, devi rimanere il più concentrato possibile, ho cercato di fare quello, anche perché è la mia prima Olimpiade, sono abbastanza giovane, ho 21 anni, quindi sì, è stata una bella emozione, però è già passata, è già messa da parte e stiamo già pensando al nuovo anno. Marcel, tu poi sei arrivato a questa staffetta già col collo bello pesante. Buonasera a tutti. Sì, in effetti io arrivavo già con tante emozioni, sapevo che però eravamo un gruppo super unito, già dalla batteria avevamo fatto il record italiano e ci credevamo veramente tanto, quindi quando io ho preso il testimone da Lorenzo ho cercato di correre più veloce possibile, cercare di consegnarlo a Fausto più velocemente possibile, nel migliore dei modi soprattutto, perché si sa che bisogna correre veloce ma anche fare i cambi nel migliore dei modi e cercare di far scorrere questo testimone più velocemente possibile. Quindi poi da lì mi sono goduto tutto quello che è successo dopo, che ve lo faccio raccontare però da loro. Fausto, cosa è successo dopo aver preso nel miglior modo possibile questo testimone? Allora, io avevo un po' di paura, di ansia, lo ammetto, perché era la prima volta che correvo in terza frazione. E poi avevo il Freccia Rossa Desenzano Tokyo che è arrivato consegnando addosso. Però dai, il cambio è venuto abbastanza bene, io ho tirato fuori la mano all'op di un giapponese però è andato
è stato un cambio perfetto. Poi ho dato il testimone a Filippo. E Filippo, cosa è successo poi? Perché io mi ricordo l'immagine, tu dicevi no. Sì, diciamo, io avevo intuito che potevamo farcela nel momento che ho proprio visto tutta loro tre essere, se non primi, comunque ce la stavamo giocando, quindi sapevo che ce la saremmo giocata fino al traguardo. Poi una volta arrivato, sinceramente, mi ero reso conto che avevamo vinto, però non ci credevo, e poi quando ho visto Lorenzo al traguardo che mi stava aspettando, lui non è riuscito a dirmi a voce che avevamo vinto, perché non riusciva a parlare, e poi finalmente quando eravamo tutti e quattro arrivati tutti insieme all'arrivo, è venuto fuori sul tabellone l'ufficialità, e lì naturalmente è stato il momento più bello. Lì avete realizzato, complimenti, davvero. E non solo avete realizzato, ma avete anche, come possiamo dire, incitato, spronato chi vi ha visto, perché gareggiava dopo di voi come nel ciclismo, e avete ispirato un altro oro, grandissimo. Oltretutto anche tu parti in prima frazione, Francesco, giusto? Sì, esattamente. Innanzitutto era proprio la sera prima della nostra gara, la gara loro, quindi ci ha dato quella carica in più, e diciamo anche ha tolto un po' di tensione, perché abbiamo detto cavolo, vediamo, sono ragazzi come noi, sono nel nostro gruppo, diciamo, quindi dobbiamo farcela anche noi, ed è stato proprio veramente un motivo di spinta in più. Sì, io mi occupo appunto della partenza, è un ruolo abbastanza delicato, perché oltre a me devono partire anche altri tre ragazzi, quindi dobbiamo essere sincronizzati al massimo. Per fortuna è andata bene, non eravamo di certo favoriti alla vigilia di questo appuntamento, però siamo riusciti a dare il massimo, a vincere di quel poco che è bastato per vivere veramente qualcosa di emozionante. Complimenti. Manuela, anche a te è toccata una frazione interna? L'ultima frazione, scusami. Sì. L'ho anche commentata, quindi pensate l'emozione in questo momento. Cosa si prova? Quando si tocca, ci si gira, perché loro arrivano, magari vedono, cioè un po' noi nuotatori hanno la testa sotto l'acqua, quindi toccano, sì, si devono girare prima di vedere il tabellone, e questa medaglia che sognava il nuoto italiano da anni, decenni in realtà. Sì. No, quando sono arrivato non mi sono girato subito perché avevo paura di guardare. Ho toccato il muro, ho guardato in alto, ho guardato i miei compagni. Hanno aspettato un po' per esultare, quindi ho avuto ancora un po' più di paura. Poi ho visto che esultavano e quindi mi sono girato, ho guardato. E è stata una liberazione, anche perché sì, si aspettava molto questa medaglia, che erano l'unica medaglia vinta delle staffette nel nuoto, è stata nel 2004 ad Atene, e quindi sono passati un bel po' di anni e si aspettava questa medaglia. Complimenti. Grazie. E allora vediamo assieme chi ha vinto la categoria Team Top Uomini. E vince la staffetta 4% dell'atletica leggera, e per consegnare questo premio vorrei qui con me il vicepresidente vicario del CONI, Silvia Salis. Allora, eccola qui che Silvia consegna la statuetta. Chi si... Io colgo l'occasione di ringraziare anche gli altri componenti della giuria, i giornalisti, quelli che queste imprese le hanno raccontate quest'estate, come Paolo De Laurentiis, Sandro Fioravanti, Francesca Benvenuti e Elisabetta Caporale. Grazie di far parte della nostra giuria. E allora ecco qui la consegna per tutti. Silvia consegna i nostri cristalli, le nostre ragazze fanno la consegna direttamente, così questo va a te, ecco. Facciamo carta vince, carta perde. Ecco qui il cristallo, è il ricordo della Consport e della Black Line, anche per
Francesco e per Manuel. E ovviamente un altro grandissimo applauso a questi grandi campioni. Grazie ragazzi, grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato. Grazie. Io chiedo invece al vicepresidente di rimanere qui con noi. Da atleta a vicepresidente vicario del CONI, è una grandissima carica, un grandissimo onore. Cosa vuol dire per te questa carica? Buonasera a tutti, intanto è un'emozione rivedere i nostri campioni che ho avuto l'onore di vedere a Tokyo quest'estate, è stato un anno incredibile per lo sport italiano, siamo dire orgogliosi è dire poco. Per quanto mi riguarda sono molto fiera del ruolo che ho, sono la prima donna ad averlo, quindi questo è un altro motivo che mi rende particolarmente orgogliosa. E mi piace pensare che a volte si critica lo sport perché è un mondo che non sa cambiare, che non sa rinnovarsi, e il fatto che comunque una donna di 35 anni abbia avuto quell'incarico vuol dire che è invece un ambiente che è aperto al cambiamento, per cui insomma questi ragazzi dimostrano che il Comitato Olimpico sa lavorare veramente bene. Poi insomma il presidente Malagò ha sempre creduto nel ruolo delle donne all'interno dello sport, quindi ha fortemente voluto questa presenza. Sì, siamo due vicepresidenti donne, anche l'altro vicepresidente lo è, e la giunta ha superato le quote rosa perché siamo 5 donne su 12. È chiaro che c'è ancora molto da fare, però è anche chiaro che i passi si fanno uno per volta, e vorrei che tante donne, tante giovani atlete, una volta smesso, si vedessero anche dirigenti sportivi, non solo allenatrici, perché credo che ci sia spazio anche per loro, insomma spazio ce n'è tanto, quindi insomma fatevi avanti. Grazie. Allora Silvia, ti chiedo di rimanere qui con noi perché a proposito delle premiazioni del 2021 siamo in debito con la categoria Team Top, e i finalisti erano l'Atalanta Calcio, il doppio pesileggero di Federica Cesarini e Valentina Rodini, l'Imoco Conegliano Volley, il PR3 Mix, il quartetto su pista di specialità inseguimento, e sono con noi i vincitori, e sono per il paracanottaggio, il PR3 Mix, campioni d'Europa nel 2020 con Greta Muti, Lorenzo Bernard, Lorena Fuina, Cristina Scazzosi e Alessandro Brancato. E allora eccoli qui tutti e 5. Facciamo un altro grande applauso a questi ragazzi. Chi fa da portavoce? Chi è il portavoce? Chi è il portavoce? Ragazzi, vi aspettavamo l'anno scorso, purtroppo non abbiamo potuto effettuare questa premiazione. E nel frattempo c'è stata un'Olimpiade di mezzo, voi eravate arrivati carichissimi dopo il titolo d'Europa, però non sempre le ciambelle escono col buco. Signori, innanzitutto buongiorno a tutti, siamo contentissimi di essere qui. Sì, siamo arrivati quinti a Tokyo, però è stato comunque un quinto posto pieno di sacrifici, perché è difficile, ora in tutti gli sport ci si fanno tanti sacrifici, però noi abbiamo tutti quanti lontano in parti diverse d'Italia, quindi per allenarci insieme andiamo sempre in raduno in Umbria e abbiamo passato praticamente tutto l'anno insieme, notte e giorno abbiamo vissuto insieme. Comunque è dura passare tutto l'anno così, soprattutto con le restrizioni del Covid e quant'altro, però siamo comunque rimasti soddisfatti perché già arrivare a un'Olimpiade è un traguardo e arrivare in finale lo è ancora di più, e soprattutto siamo pronti e continuiamo a remare in vista di Parigi. Grazie. Ebbene sì, ahimè, purtroppo vince uno e si pensa che gli altri perdano, ma non è così, sono sempre delle vittorie. Allora ragazzi, questa è la statuetta per la vostra vittoria nella categoria Team Top nel 2021. Prego ragazzi. Anche loro ricevono i nostri ricordi. Con il ricordo della Consport e della Black Line. Mm.
I neri sono per i maschi, gli arancioni sono per le donne. Il presidente ci riprende anche da seduto fra il pubblico. Allora, ci sono tutti. Presidente, c'è tutto? Sì. Ok. Ecco, chiediamo conferma. Eccoli qua, ce l'abbiamo fatta. Silvia, è più difficile fare le premiazioni qui con noi che fare il vicepresidente del CONI. Ecco qui le foto e abbiamo anche un piccolo ricordo per Silvia. Grazie, grazie mille. Piccolo omaggio floreale. Grazie. Eccoci qua. Io mi sposto così riusciamo a scendere. E passiamo alla prossima premiazione, la categoria Top Donne. Andiamo a vedere il video. Abbiamo visto le finaliste Sofia Goggia, Antonella Palmisano, Paola Gonu, Bebe Vio e Vanessa Ferrari. E quindi andiamo a vedere assieme chi ha vinto la categoria Top Donne. E vince Vanessa Ferrari. Vanessa purtroppo non è potuta essere qui con noi stasera, ma ci ha mandato un suo saluto. Buonasera a tutti, sono dispiaciuta di non poter essere con voi questa sera e ritirare personalmente questo premio, ma sono molto felice ed orgogliosa di averlo vinto. Perché mi dà ancora più consapevolezza di ciò che sono riuscita a raggiungere, specialmente dopo il percorso complicato che ho dovuto affrontare. Ci tenevo molto a ringraziare l'organizzazione e tutti coloro che mi hanno onorata. E auguro a tutti voi una magnifica serata. Ciao a tutti! I nostri campioni sono sempre emozionatissimi quando si tratta di guardare poi una telecamera, è sempre bello vederle. Allora io colgo l'occasione anche per ringraziare gli altri giurati che sono qui con noi stasera, da Gaia Straccamore, Silvia Nemesio, Erika Ferraioli, Giorgia Campana, Fabrizio Sant'Angelo in rappresentanza del gruppo sportivo Fiamme Rosse, e il primo dirigente del gruppo sportivo sempre delle Fiamme Rosse, Lamberto Cigniti. Noi proseguiamo con la premiazione con la categoria Top Uomini. Vediamo il video.
Allora li abbiamo visti: Filippo Ganna, Matteo Berrettini, Gregorio Paltrinieri, Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi. Lo abbiamo visto anche prima salire su questo palco. È qui con noi il campione olimpico dei 100 metri piani, Marcel Jacobs. Marcel, ci mettiamo qui al centro, questa volta è il palco tutto per te. Si è letto tantissimo dopo il tuo oro olimpico su di te, si è scritto tantissimo. C'è una cosa che mi ha colpito un sacco, è che tu in realtà nasci dal salto in lungo e sei arrivato ai 100 metri piani solo da qualche anno. Ecco, com'è nata tutta questa cosa? Come ci si trasforma da uno che fa salto in lungo e improvvisamente cosa fa? Si alza al mattino e dice no, io oggi vado a fare i 100 metri piani. Beh, ben ritrovati di nuovo. Beh, che dire, non è stato un percorso facile, nel senso che non è stato per scelta, ma è stato quasi un obbligo dover cambiare specialità e forse per fortuna. Direi di sì, che è andata abbastanza bene. Io facevo salto in lungo, poi per svariati problemi fisici, era più il momento in cui stavo in fisioterapia che in campo ad allenarmi, e quindi questo non mi permetteva più di allenarmi come volevo io e soprattutto di portare a casa i risultati. Così insieme al mio allenatore abbiamo deciso che forse era meglio cambiare strada, poi si sa che comunque per saltare in lungo bisogna correre anche veloci, quindi io avevo già una buona base di corsa, dovevamo lavorare tanto sulla tecnica perché comunque sono specialità completamente diverse, però sapevamo che poteva essere un'ottima strada e soprattutto le sfide difficili a me piacciono. Piace quando c'è una grande montagna davanti a me, sono sempre stato abituato fin da bambino a scalare tante montagne, tante difficoltà, quindi un'altra mi sarebbe piaciuta e mi stimolava, quindi l'abbiamo affrontata. Beh, l'avete affrontata, mi sembra molto molto bene. L'oro, il record europeo, qualche giorno fa nuovamente l'oro mondiale nei 60 metri indoor, di nuovo con record. C'è un limite a tutto questo? Ti sei posto degli obiettivi? Stai vivendo di giorno in giorno? Che cosa ti aspetta il futuro? Beh, Tokyo, anzi, tutto il 2021 è stato un anno di rinascita per me, perché tante volte arrivavo ai grandi appuntamenti in cui sapevo che potevo dare molto di più e poi non riuscivo a dimostrare quanto potevo valere. Il 2021 è iniziato bene con i campionati europei in cui ho vinto, poi man mano la stagione con l'arrivare delle Olimpiadi e portare a casa queste due medaglie d'oro. Poi quello è stato un capitolo messo da parte, io mi sono rimesso in pista a lavorare ancora più duramente di prima perché sapevo che mi dovevo riconfermare, volevo riconfermarmi il numero uno. Quest'anno è un anno importante perché ci sono tre grandi appuntamenti, uno c'è già stato ed era forse quello più difficile per me perché i 60 metri non sono proprio una mia caratteristica, una mia specialità, io inizio a correre dai 50 metri in poi, quindi volevo mettermi alla prova e cercare di migliorare questa prima parte di gara. È arrivato un altro record, un oro mondiale che vale tanto perché vale come conferma. Vale soprattutto per me, per il mio allenatore, che sappiamo che stiamo lavorando bene, siamo nella strada giusta e ci sono altri due grandi appuntamenti, sia nella gara individuale che con la staffetta, perché anche con la staffetta arriviamo da campioni olimpici e quindi sarà nostro dovere volerci riconfermare i numeri uno, e quindi non vedo l'ora di affrontare queste altre gare. Che un certo Usain Bolt abbia detto che sei il suo erede, ti pesa o ti fa piacere? No, fa solo che piacere. Quando ho visto, purtroppo per me, 10 giorni dopo il messaggio che mi aveva mandato, è stato veramente incredibile perché io sono nato e cresciuto con il suo mito nell'atletica leggera e quindi ricevere questo messaggio da parte sua è stato veramente gratificante e questo mi spinge a dare ancora di più. Allora, andiamo a vedere assieme chi ha vinto la categoria Top Uomini. Non fate scherzi. Marcel Jacobs. E allora per questa premiazione io chiamo il presidente della Consport, Paolo Borroni. Questo lo riprendo, che lo lascio sempre qui, me lo dimentico. E oltre alla statuetta e gli altri ricordi, Paolo, spostatevi un po' più in centro per la foto ricordo, così riusciamo ad avere le foto.
Dicevo che oltre alla statuetta e agli altri ricordi, la Consport ha il piacere di offrire anche a Marcel un premio un po' speciale assieme a Dante Mortet, un progetto della bottega Mortet, la possibilità di fare il calco del piede in bronzo, una cosa che la Dante Mortet ha già realizzato per Pelé e per Ibrahimovic, giusto per citare due grandi campioni, ma ha riuscito a fare il calco anche di Ennio Morricone delle mani, per esempio. Quindi insomma, speriamo che sia un regalo gradito. Ci sembra un piede importante da immortalare. Allora, io però vi chiedo di mettere giù magari i premi che pesano, di spostarvi un pochino più di lato qui con me, perché andiamo a vedere il video di presentazione del premio speciale di quest'anno, che era quello del miglior allenatore dell'anno. Sì, sì. Allora, abbiamo visto i finalisti Emanuela Maccarani nella ginnastica ritmica, Ferdinando De Giorgi e Davide Mazzanti per il volley, Roberto Mancini del calcio e Paolo Camossi per l'atletica leggera. E è qui con noi proprio l'allenatore di Marcel Jacobs, Paolo Camossi. Prego, ci rispostiamo qui in centro. Buonasera, sì, vi conoscete, avete avuto modo di conoscervi? Di vista. Ma come nasce questo binomio? Un po' per caso, perché nel lontano, prima che tu entrassi in Fiamme Oro, il suo allenatore doveva andare a fare un training camp in Kenya e tu stavi entrando in Fiamme Oro e mi chiesero, senti, visto che siamo salti in lungo, io vengo dai salti, mi chiesero... Oltretutto gli facciamo un grande applauso perché è un grandissimo campione di salto in lungo, insomma. E mi chiesero, senti, ma ti va di seguire due settimane mentre non c'è il suo allenatore Marcel Jacobs? Io onestamente avevo sentito parlare di lui, ma va bene, sì, più che volentieri. E da quel giorno è iniziata una collaborazione così mensile, diciamo, e poi dal 2015 Marcella ha fatto una grande scelta di prendere la valigia, andare via da casa e trasferirsi a Gorizia per allenarsi con me. E da allora abbiamo fatto altre scelte, abbiamo fatto le valigie tutti e due, le ho rifatte io, le ha fatte lui e siamo venuti a Roma. E quindi dal conoscersi di vista abbiamo preso un percorso, una corsa insieme che sta andando benino. Soprattutto bene e poi veloce. quello senza dubbio. Allora, Marcel ha raccontato la sua versione di come è arrivato ai 100 metri. La tua versione qual è? No, la mia versione è molto simile, nel senso che io ho vissuto come un trauma quel giorno, più per lui che per me, nel senso che eravamo andati a fare un europeo a Glasgow, Marcel era uno dei favoriti e quella gara è finita praticamente con un 3x, praticamente a casa diretto senza qualificarsi. E io quella sera, sono onesto, ho anche pianto, però più per lui che per me, nel senso che alla fine è lui che fa la fatica grande, che fa delle scelte importanti, noi facciamo una fatica diversa, io non farei più la fatica che ho fatto da atleta, meglio allenare. E mi ricordo solo una cosa, che ci trovammo in questo corridoio dell'albergo e io arrivai a dirgli, forse Marcel ti porto sfortuna, arrivai a dirgli questa cosa. E poi la mattina dopo a colazione, senti, i mondiali proviamo a farli sui 100 e lì è nata questa magia, questo sogno che sta continuando fortunatamente.
Ma avevi già visto qualcosa, intravisto qualcosa, o è stata una scommessa? Guarda, allenare Marcel, io bene o male ho vinto un mondiale, fra l'altro 21 anni prima di lui ho vinto un mondiale 2001. Indoor. Ho avuto la fortuna di vedere tanti atleti molto più forti di me. E quando alleni Marcel, hai fatto comunque l'atleta di buon livello, hai una forma di felicità per quello che vedi, ma anche una forma di rabbia, di invidia per quello che riesci a fare, perché ti emoziona ogni volta in campo. Quindi per me è una grande fortuna aver incontrato la sua strada. Allora, vediamo assieme chi ha vinto il premio come miglior allenatore dell'anno. E non poteva che essere così, Paolo Camossi, e quindi a questo punto sarà Marcella a consegnare il premio al suo allenatore. Portiamoli un po' più al centro, presidente, così riusciamo a fare le foto. Ecco qui la consegna della stella in questo caso e non della nicchia stilizzata, il nostro premio speciale. E complimenti ancora sia a Marcella che a Paolo Comossi per tutto il lavoro. Noi generalmente premiamo gli atleti, ma insomma il lavoro degli allenatori è... Insomma, a me verrebbe più ansia forse ad aspettare la gara da allenatore che non a viverla da atleta, però magari sono fatta male io. E allora andiamo avanti con le nostre premiazioni, categoria Team Giovani. Vediamo il video. Allora, li abbiamo visti il duo con posto da Chiara Pellacani e Matteo Santoro per i tuffi, la specialità del trampolino misto da 3 metri, la nazionale di volley maschile under 21, la nazionale di volley femminile under 20, la nazionale di ginnastica artistica, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei per la vela nacra 17. Sono qui con noi Chiara Pellacani e Matteo Santoro, i campioni d'Europa nel trampolino da 3 metri, Tommaso Rinaldi, capitano e miglior schiacciatore del torneo per i campioni mondiali under 21 di volley, Emma Graziani e l'allenatore Massimo Bellano per le campionesse mondiali under 20 di volley. Buonasera ragazzi, avete aspettato tantissimo stasera, sì, basta. Lo so, una premiazione lunghissima. Allora io inizio da qui. E vorrei iniziare da Matteo, perché Matteo ha battuto tutti i record, è riuscito a vincere un oro europeo a 14 anni, il primato era di Chiara, che quando ha vinto l'oro europeo ne aveva 15, adesso abbiamo abbassato ancora un po' l'asticella, siamo arrivati a 14. Primo europeo, subito centro. Quanta emozione. Tantissima, io devo dire che non me l'aspettavo per niente, speravo in un buonissimo risultato o magari in una medaglia, ma non sicuramente quella oro. Ero molto teso, però comunque c'era Chiara che mi dava delle sensazioni, comunque lei si vedeva che stava cercando di farmi divertire, perché proprio io ero teso, mi muovevo sempre, non stavo mai fermo, lei invece rideva sempre, quindi... Mi ha aiutato tantissimo lei.
Beh, Chiara ormai vince da quando aveva 15 anni, quindi ormai è un abitué delle manifestazioni internazionali, giusto Chiara? Sei un abitué anche di questo premio, perché ormai è diverse volte che lo porti a casa. No, allora, devo dire che comunque è sempre una grandissima emozione guardare questo video, perché questa gara con Matteo ha una grandissima importanza per me e ogni vittoria è sempre veramente un'emozione unica. Allora, passiamo, qui mi sento, ho un tacco 11 sotto la gonna che voi non vedete, ma mi sento una nanerottola, lo ammetto. Capitano di una squadra che arriva al titolo mondiale, Under 21, ma è sempre un titolo mondiale. Quanta emozione c'è stata? E poi, vabbè, la domanda successiva te la faccio dopo, perché c'è una particolarità che mi ha colpito. Vabbè. E innanzitutto buonasera a tutti, e essere capitano di una nazionale, che sia Under 21 o Seniores, è un orgoglio che ti devi portare veramente stretto. Abbiamo fatto questi mondiali in Sardegna, quindi in casa nostra, ed era molto più difficile confermarci dal mondiale Under 19 che abbiamo vinto, e ce l'abbiamo fatta, e questo ricordo ci starà sempre vicino tutta la vita. Io ovviamente per conoscerli un po' meglio ho spulciato un po' su internet e ho trovato il video in cui finisce la partita, loro hanno vinto e lui corre sugli spalti, non è che sta lì con i suoi compagni, corre sugli spalti dalla fidanzata, giusto? Si vede proprio lui che corre e va ad abbracciare la fidanzata, perché è molto importante anche tutto quello che circonda gli atleti, giusto? Sì, 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 sono corso non solo dalla mia fidanzata, anche da... Ma il gossip era lì, il gossip ha inquadrato quello. Perché era la prima a essermi venuta incontro, quindi sì, però c'era tutta la mia famiglia, tutti i miei amici e così, allora sono corso a loro, non sopportando più i miei compagni dopo 5 mesi di collegiale, non ce la facevo più. Complimenti Tommaso, allora andiamo di qua. Che Emma non era la capitana, ma comunque ha avuto il titolo come, mi sono persa, miglior centrale, io nei ruoli del volley sono ancora un po' a digiuno. Miglior centrale, un titolo mondiale che mancava da qualche anno in casa volley e che voi avete portato a casa. Sì, esattamente. Abbiamo fatto qualche anno prima, un paio di anni prima, un europeo che abbiamo perso purtroppo alla finale contro la Russia. Però quest'anno penso che abbiamo fatto un bellissimo torneo e penso che appunto la nostra forza sia stata proprio la squadra, come in tutti gli sport appunto di squadra, sia stato proprio il gruppo. Giochiamo insieme da un sacco di tempo, ci conosciamo benissimo e penso che questo sia stato quello che ha aiutato, diciamo, a raggiungere l'obiettivo che speravamo. Ora oggi qua ci sono soltanto io a rappresentare la mia squadra, ma oltre alle ragazze, alle 15 ragazze che hanno partecipato al mondiale in Olanda, c'è un gruppo vastissimo sia di atlete che di staff che hanno lavorato a questo progetto duramente tutta un'estate e che quindi purtroppo oggi non ci sono, ma che ringrazio tutti per questa bellissima esperienza. Ti rubo il microfono e lo passo all'allenatore, perché questo volley che ci fa sognare, continua a farci sognare, dalle giovanili alle squadre assolute, quindi c'è un progetto notevole da parte della federazione per far crescere bene questi ragazzi. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Peraltro la squadra signore femminile è anche molto giovane, per cui è un percorso che è partito qualche anno fa, che nasce dalle società, dai club che reclutano. Poi c'è il grande lavoro della federazione con il Club Italia e poi con tutta l'attività giovanile. E devo dire grazie davvero alla federazione, perché organizzare in tempo di Covid tutta la nostra attività estiva non è stato semplice. Brave le ragazze e i ragazzi, perché i collegiali sono stati molto più lunghi del solito. Tanto isolamento, per cui insomma situazioni non semplici, siamo dei privilegiati per quello che facciamo, però devo dire che per loro non è stato semplice, è stato un anno e mezzo difficile e complicato e quindi il premio che è arrivato poi dopo va a coronare un po' tutto il percorso. Grazie. E allora spero che si veda dietro, perché lanciamo il video, visto l'altezza, lanciamo il video del vincitore. Thank you.
E sono Chiara Pellacani e Matteo Santoro. Allora, per questa premiazione io chiamo qui con me in rappresentanza della Regione Lazio Roberto Tavani. Eccolo qui Roberto, che corre anche lui, reduce lo 90 su 100 della maratona, quindi stanchissimo. Solo da rappresentante istituzionale. Prego ragazze, allora consegniamo la statuetta a Chiara e a Matteo, mentre per gli altri ci sarà il cristallo e poi ricordi di Consport e di Blackline. Questo sempre voi, l'arancione per le donne, il nero per gli uomini. Ho imparato bene? Molto bene. E questo anche, qui abbiamo sette mani, anche per loro poi il prodotto anticloro adattissimo. E quindi e poi no, adesso Roberto andiamo dall'altra parte, questo lo teniamo noi, questo per Emma. E ricordo anche per Tommaso. Eccoci qui, e anche per l'allenatore. Mi hai mollato questo che è però di Matteo, per cui io ti chiedo un attimo di tenerlo. Io vi ringrazio ragazzi, mentre chiedo a Chiara e a Matteo di fermarsi un attimo qui con noi. Perché noi, come dicevamo, siamo in debito delle premiazioni del 2021, io continuo con questa scaletta infinita a girare pagina, e i finalisti erano la nazionale di pallavolo Under 20, di nuovo anche l'anno scorso la pallavolo, il trampolino da 3 metri misto con Chiara Pellacani e Matteo Santoro, poi c'era dal Monte Maria Rosaria Antonio Esposito la coppia di danza sportiva, il 4 senza femminile del canottaggio, la nazionale femminile di ginnastica artistica, ma a vincere sono stati Matteo e Chiara, quindi chiediamo a te, non so come faranno a portare giù i premi, ma di consegnare la nostra statuetta per il 2021. Questa riprendiamo, quella la diamo, aspetta perché cerchiamo, vediamo. Se no, Roberto, lo tieni tu, così e facciamo la foto, così almeno, prego, anche questi, la vediamo durissima, beh, proviamo con un castello sopra, vediamo se che non sia il castello di carte, ok, ce l'abbiamo fatta, allora facciamo un bel applauso anche a Chiara Matteo, anche per il premio del 2021. Grazie, li accompagni un attimo giù, se vuoi io ti seguo col microfono. Grazie ancora. Allora grazie, e noi procediamo con la nostra premiazione, mancano le ultime due, quindi io vi ringrazio di tutta la pazienza che avete avuto fino adesso. Parlavamo all'inizio del campione dei ragazzi. Il campione dei ragazzi è l'unico premio in Italia che dà la possibilità agli under 16 di votare il loro atleta preferito. L'anno scorso abbiamo dovuto cambiare un po' format, per cui abbiamo scelto noi 100 giurati. Quest'anno siamo tornati al format originale, dove sono le scuole e le associazioni sportive che fanno votare i ragazzi tramite un sistema molto semplice. Tra tutte le scuole che hanno votato abbiamo estratto una scuola che è qui con noi stasera, è l'Istituto Comprensivo Velletri Nord, e vorrei qui con me il dirigente scolastico Francesco Senatore, la vicepreside Maria Rosaria Perillo, ci sono anche dei ragazzi, eccoli qua. I ragazzi ricevono dei libri e dei palloni offerti dalla Consport per aver partecipato, prego, venite più in qua, per aver partecipato al nostro progetto e aver votato il campione Under 16. Per fare questa premiazione io chiamo Carlo Molfetta. Carlo che è il presidente della giuria dei ragazzi.
dopo aver essere stato praticamente il primo vincitore del nostro premio, perché ha vinto la primissima edizione. Pesa? Cioè, Carlo, su, non facciamo figuracce. Ti alleni tutti i giorni, sei sempre lì, adesso mi dici pesa? No, perché stavo facendo lo splendido, pesa 300 kg sto cosa. Avvisate, mettete, che ne so, un fragile. Cartello, fragile, sì. Pesa, quindi l'accompagni tu, cioè lo porti giù tu? E spero di no. Allora, chi fa da portavoce? Eccoci qua. Siamo al microfono alla vicepreside, grazie innanzitutto di aver partecipato alla nostra iniziativa. Buonasera a tutti. Noi siamo estremamente felici di essere qui stasera, siamo estremamente felici di essere stati estratti come scuola, i ragazzi sono contenti di aver assistito a questa manifestazione bellissima. E porto i saluti ovviamente del nostro dirigente, il dottor Francesco Senatore, che questa sera per impegni improvvisi non ha potuto partecipare a questa serata, e vi ringraziamo infinitamente per questo meraviglioso momento che ci avete donato. Grazie. Grazie, noi speriamo che i ragazzi questa sera si portino a casa un bel po' di emozioni e poi insomma facciano soprattutto tanto tanto sport. Sicuramente, grazie, grazie ancora. Allora io chiedo a Carlo di rimanere, vai Carlo. Guarda, ci sono tanti baldi giovani, come si suol dire. No, guarda che cioè, il ragazzo non sta facendo per niente fatica, quindi hai fatto una figuraccia inverosimile, te lo dico Carlo. Cioè. Volevo farlo diventare un supereroe, così. Allora, grazie ragazzi, io chiedo a Carlo di rimanere con noi, ma chiedo anche a Cecilia e Mario di rimanere qui sul palco con noi. Invece... Ah, eccoli qua, non erano fra i presenti, avete diviso il palco fra tutti... Ti sei preso anche il microfono. Guarda che se continui così l'anno prossimo ti metto qui sul palco con me. Non in castigo. Eccoci ragazzi. Hanno la cartellina. Sono preparatissimi. Quindi io non vorrei essere nel prossimo personaggio che salirà qui con noi, perché però, non verrà intervistato da me, ma verrà intervistato da loro, perché sono loro quelli che l'hanno votato. Andiamo a vedere chi è il vincitore, il campione dei ragazzi. Ed è il terzo premio questa sera per Marcel Jacobs. E Marcel, io ti lascio nelle loro mani, quindi saranno loro a intervistarti. Vieni. Guarda la cartellina, guarda quante domande, quanto sono lunghe. Quindi mi raccomando, allora aspetta che io prendo l'altro microfono per i ragazzi. No, dovete sapere una cosa. No, cioè, no, Carlo, no. Cioè, no, no dovete no, sapere no. Una cosa. Io, a me piace commentare tutte le sue storie dicendo, no, sempre la parola sobrietà, quindi diciamo che siamo sulla stessa linea. Ti dico solo che è stata una premiazione su richiesta questa. Ragazzi, mia moglie, la richiesta di mia moglie. Dico. Dito che hai lasciato a casa però, certo. Stranamente. No, perché... Ne approfitto, faccio un po' il comico, ci provo. Allora, dovete sapere una cosa. Quando hanno vinto la medaglia d'oro, la staffetta, ma quando ha vinto lui la medaglia d'oro, i 100 metri, mi è arrivato un messaggio di mia moglie. E ha detto, ma scusa, tu sei campione olimpico, lui è campione olimpico. Ho detto, ma io che cosa ho sbagliato? Cioè, e niente, mi sono dovuto tenere pure quella cosa. Ecco perché l'hai lasciata a casa stasera. Se no, niente. Hai fatto la foto. Allora, ragazzi, cominci tu. Allora, aspetta che mi sposto di qua. Il microfono però lo devi lasciare a Marcel, perché dovrà, se vuoi rispondere anche al grazie. Posto suo. Ma, comunque volevo dire che questo premio per me vale molto di più delle medaglie che ho vinto, perché essere di ispirazione per i più giovani è sempre un qualcosa che è stata nella mia filosofia di vita. Ho sempre voluto portare a casa i risultati per essere di ispirazione agli altri, portare un messaggio ai più giovani, quindi grazie. Poi tu di giovani in casa ne hai. Sì, esatto.
L'atletica leggera è stato il suo primo sport e qual è ad oggi il suo secondo sport preferito? Allora, in realtà ne ho provati tanti di sport. Prima di arrivare all'atletica giocavo a calcio, ho fatto nuoto, ho fatto basket, quindi ho sempre un po' praticato sport. Adesso come adesso mi occupa tanto durante la giornata l'atletica e quindi credo che sia l'unico sport che pratico ed è l'unica cosa che faccio in realtà durante la mia giornata, perché si sa, quando lo fai da professionista non è solo allenamento al campo ma tutta la tua vita essere atleta, quindi ci dedichi molto tempo. Anzi, stasera stiamo facendo fare tardi. No. A lui l'altra domanda. Tra le due specialità dell'atletica, velocità e salto in lungo, quale ha nel cuore e a quale non rinuncerebbe se fosse costretto a farlo? Bella questa domanda. Beh, va detto che il mio primo grande amore è stato salto in lungo, quindi io credo che se potessi tornare indietro, è vero, ho vinto le Olimpiadi nei 100 metri, però il salto in lungo è sempre stato il mio primo amore e credo che magari prima di finire la carriera proverò a fare un salto, a fare una gara di salto in lungo e vedere come va. Quindi il salto in lungo rimane nel mio cuore. Magari andiamo verso Carl Lewis, facciamo una doppietta. Bisogna prepararli bene, non so se il coach è d'accordo. Ah, quindi è il coach che decide. Sempre colpa del coach. Sempre colpa del coach. Quando ha capito che poteva fare le Olimpiadi ed era consapevole di cosa l'aspettasse? Ma in realtà è sempre un sogno che ho avuto da bambino. Quando avevo la vostra età io andavo al campo, sì, mi divertivo, ma nella mia testa volevo arrivare in alto, volevo impegnarmi tanto per poter arrivare a queste Olimpiadi e ovviamente il sogno di vincerle. Quindi arrivato alle Olimpiadi ho ripercorso un po' tutto quello che è stata la mia vita e quando ero in finale ho guardato i miei avversari e mi sono chiesto perché loro meritavano più di me questa vittoria. E quindi mi sono detto che con tutto quello che avevo passato forse me la potevo meritare e ce la siamo presa. Da piccolo, cosa sognava di diventare da grande? Allora, da piccolo volevo fare l'astronauta, l'archeologo e il dottore. Le abbiamo infilate tutte e tre? Purtroppo sì, però il fatto dell'astronauta mi interessa ancora tanto, nel senso che ormai tra un po' qualche viaggio spaziale si potrà iniziare a fare, quindi magari... Perché no? Perché no? Dice la sua mental coach, impara dai tuoi limiti. Quali sono i suoi limiti? Perché a noi ragazzi sembra che non ne abbia. Bella, bella, mi piace. No, in realtà è giusto non porsi limiti, nel senso che io credo che quando credi in un sogno, cioè se io 2 anni fa mi presentavo qui davanti a voi e dicevo io tra 2 anni vincerò le Olimpiadi, mi prendevate tutti in giro. Però io questa cosa nella mia testa ce l'avevo già da quando ero anche più piccolo di voi ed era quello che volevo fare, quindi non bisogna mai mettersi dei limiti, bisogna sempre cercare di sudare, non fare sacrifici, perché io non li chiamo sacrifici perché per me è divertimento, io mi diverto, a me piace fare questo, quindi le chiamo solo tanta dedizione e tanta voglia di arrivare. E quindi non bisogna mai porsi limiti in tutto quello che si fa, non nello sport, non solo nello sport ma anche nella vita normale. Bisogna cercare di fare sempre di più e sempre di più. Vi svelo un piccolo segreto, ragazzi, perché quel signore che è a fianco, che anche lui ha vinto le Olimpiadi qualche anno fa, non mi ricordo se aveva 8, 9 o 10 anni, andava in giro a firmare gli autografi dicendo che lui avrebbe vinto le Olimpiadi. Pensa, giusto? Che scemo che è, sono rimasto. Eh sì, a 12 anni firmavo autografi dicendo che un giorno avrei vinto le Olimpiadi e i miei compagni di classe non capivano neanche cosa fossero ancora le Olimpiadi, perché non era il mondo di oggi, dei social, quindi l'Olimpiada era una cosa veramente molto lontana e i professoresse dicevano che ero scemo totale e invece alla fine ero meno scemo di quello che sembravo. E chi tocca la prossima domanda? A te. Ci racconta una giornata tipo dell'uomo più veloce al mondo? Allora, va detto che l'uomo più veloce del mondo è anche l'uomo più pigro del mondo, nel senso che io devo andare veramente tanto veloce in pista, quindi quando non sono in pista cerco di fare tutto molto con calma. E quindi sono molto pigro, mi piace svegliarmi un po' tardi, mi piace riposarmi tanto, anche perché il riposo è molto importante nella vita quotidiana di un atleta, mettiamola così. Però no,
diciamo che abbiamo tanti impegni, perché magari hai l'allenamento, dopodiché c'è magari la fisioterapia, c'è la mental coach, c'è il chiropratico, c'è magari un altro allenamento, poi comunque io ho una famiglia, quindi devo dedicare tempo anche a loro, quindi cerco di riuscire a in 24 ore far star dentro tutto. Cosa direbbe a un giovane per convincerlo a fare sport? Ma a me lo sport ha sempre insegnato tanto, cioè è stato un insegnamento di vita. Lo sport ti insegna ad avere un sogno, a impegnarti per un qualcosa che ti piace, ti insegna il rispetto per l'avversario e per le altre persone, ti insegna che tutto quello che fai lo devi fare solo con le tue energie, con le tue forze, che nella vita purtroppo nessuno ti regala niente, ma devi andare solo a conquistartelo. E quindi lo sport un po' ti insegna veramente la vita, quello che è, che ti chiuderanno un sacco di porte in faccia, quindi possono essere gli infortuni, le delusioni, ma che se veramente ci credi in qualcosa, poi quelle porte si apriranno o ne aprirai anche di più grandi. Quindi lo sport è proprio un insegnamento e quindi consiglio a tutti di fare sport. L'inno nazionale, cosa significa per lei? Le sa tutte le parole? Non fatemi fare la prova di canto, no, perché sono stonatissimo e quindi non lo farò mai. No, beh, l'inno italiano, si spera di sentirlo più volte possibile. Io l'ho sentito tantissime volte da casa, ma sentirlo in prima persona perché veniva cantato, perché io ero sul gradino più alto del podio, è un qualcosa di indescrivibile. Fortunatamente sono già riuscito a sentirlo per 3 volte, mentre ero sul gradino più alto, spero di sentirlo e cantarlo altrettante, se forse non di più, e di farle cantare tante voi a casa, come io cantavo con gli sportivi che erano sui podi quando io ero piccolo, spero di riuscire ai più piccoli e anche ai più grandi a farlo cantare di nuovo. Io vi ringrazio ragazzi, non so per voi ma per me questo è uno dei momenti più belli di tutta la premiazione degli Sport Rete Awards, perché dare altre domande, Presidente, mi dicono che questa è una ancora, il suggeritore, mi dicono ancora una, scegline una, vai. Pensa che lo sport possa veramente essere una bandiera di pace in questo particolare e doloroso momento della storia? Madonna, perché queste domande? Aia! Sapevo che l'ultima era la più difficile. Beh, assolutamente sì, io credo che lo sport abbia sempre insegnato tanto. Posso prendere in mente un esempio che magari non tutti conoscono, o tanti lo conoscono. Jesse Owens, quando con la nazionale americana andò a Berlino per le Olimpiadi, in cui il suo sfidante nel salto in lungo, quindi riprendo un po' il salto in lungo, lo aiutò a qualificarsi per la finale che poi vinse, e credo che sia stato uno dei momenti più belli della storia dello sport, e credo che lo sport sia sempre stato avvicinamento a tutti, cioè noi siamo tutti, è vero, avversari, ma allo stesso tempo ci stimiamo, ci stimoliamo e crediamo l'uno nell'altro, e quindi credo che lo sport possa essere veramente un qualcosa che unisca e che faccia pensare solo al bello, al divertimento, al sudore, ma quello dato in campo per gli allenamenti e per le gare e non il resto. Grazie ragazzi, spero che insomma siate stati contenti di essere riusciti a intervistare Marcel, non capita tutti i giorni. E allora... A Carlo Molfetta invece l'onore, aspetti, io mi riprendo. Niente, Carlo è un caso ormai che noi lasciamo perdere, lo lasciamo così, ci piace così. Il campione dei ragazzi per gli Italian Sport Rete Awards nel 2021, Marcel Jacobs. Guarda, per te invece c'è un pensiero della Consport, che non so, la crema te la faccio recapitare a casa direttamente, una vagonata, un vagone di crema Lavante Black Line, non te l'ha data, te la faccio avere, prometto. Grazie ragazzi, davvero. Grazie a voi. Una fornitura di crema Lavante Black Line per Carlo Molfetta. Adesso segniamo tutto.
E allora siamo arrivati alla conclusione, non so come farà Marcella a tornare a casa con tutti questi premi, anche a lui servirà un supporto. Io chiamo qui con me per i saluti finali il presidente Paolo Borroni della Consport Italia. Se siamo tutti qui riuniti stasera è grazie alla Consport, quindi a te Paolo l'onere e l'onore di chiudere questa serata. Siamo riusciti a fare questa bella manifestazione dopo 2 anni di stop, quindi questo già mi rallegra, sono veramente felice. Sono felice di aver incontrato tantissimi atleti, perché non è stato facile, perché per allenamenti o che sono in raduno, però alla fine siamo riusciti a portare a compimento anche questa serata. Ringrazio logicamente tutti gli atleti, ma anche quelli che non sono potuti venire, perché logicamente sono impegnati con le loro rappresentative nazionali. Un ringraziamento logicamente va a tutte le istituzioni che hanno supportato il nostro premio, quindi dal Parlamento europeo, al CONI che è qui presente con la vicepresidente vicario, il CIP, tutte le federazioni, gli addetti stampa. Questa è una serata che andrà, ci saranno degli special sia su Rai Sport, che quest'anno è stato media partner, su Sky Sport e anche su Mediaset, quindi veramente un successo grande. Un mio pensiero per concludere questa bellissima serata va a tutti i nostri atleti, ma a tutti gli atleti ucraini che in questo momento stanno vivendo un momento particolare. Noi siamo qua, godiamo, giochiamo, siamo gioiosi, ma ci sono tantissimi atleti che sono in giro per l'Europa per potersi allenare. Noi abbiamo qui, prima c'era Medicini con Veronica, abbiamo un bel gruppo di atlete ucraine che sono al centro di Ostia appunto per potersi allenare, per poter portare avanti la loro attività, quindi veramente un grande pensiero a loro, un ringraziamento a tutti e vi auguro una buona notte. Grazie. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Anche per Cristina c'è l'omaggio floreale, perché grazie. Logicamente facciamo un applauso anche a Cristina. Grazie. Grazie soprattutto della pazienza e l'appuntamento è per il prossimo anno. Buona serata.